Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare dell'emergenza maltempo ed alluvione nella Marsica in Valle Roveto. Continua la conta dei danni che purtroppo aumentano, insomma anche le spese per ripristinare quanto tolto e portato via dall'alluvione. Questa mattina con Francesca Romana Testi abbiamo ascoltato il presidente della regione D'Alfonso proprio sulla conta dei danni e sulla richiesta di stato di emergenza. Sentiamo. La Marsica versa in condizioni preoccupanti, la stima dei danni prosegue ed aumenta di giorno in giorno. La preoccupazione dei territori colpiti dopo l'emergenza e le operazioni di ripristino della viabilità si focalizza ora sull'intervento della regione nella speranza di non essere abbandonati a loro stessi. Il governatore D'Alfonso dichiara intanto il programma adottato per ottenere l'auspicato sostegno del governo. C'è la legge che prevede il riconoscimento dello stato di emergenza, noi stiamo raccogliendo tutta la documentazione come abbiamo fatto l'anno scorso il 5 e 6 di marzo durante l'alluvione del 5 e 6 di marzo e in 45 giorni Palazzo Chigi ci ha dato lo stato di emergenza con delibera straordinaria, con risorse finanziarie e normative aggiuntive. Noi faremo allo stesso modo quest'anno, io ho già parlato col capo della protezione civile, il prefetto Curcio, ho parlato con De Vincenti di Palazzo Chigi, sono in attesa che noi facciamo l'atto e noi per farlo stiamo raccogliendo i documenti. La puntualità e la cura documentale ci consente di vincere questa battaglia prima e meglio degli altri. Io voglio dire ai sindaci dei comuni attaccati da questa sciagura che noi siamo lì accanto a loro. Io oggi mi recherò nei luoghi principalmente demoliti da questa sciagura della natura purtroppo, ma quello che è certo è che saremo tempestivi, puntualmente adesivi rispetto ad ogni situazione, potendo contare anche su una struttura di raccolta documentale che già sta funzionando da parte sia dei comuni che della protezione civile regionale. E poi voglio ringraziare i volontari della protezione civile, la Croce Rossa, quelli che insomma hanno dato soccorso nelle prime ore e nei primi giorni. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo del movimento No Trivelle. Dopo l'incontro del 14 ottobre, nel corso del quale è stata rinviata la decisione sul progetto Ombrina Mare, il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Mario Mazzocca, annuncia le prossime mosse dell'ente in vista del nuovo tavolo della conferenza dei servizi a novembre. Vediamo. No Triv prosegue la marcia contro la petrolizzazione a largo delle coste d'Abruzzo. L'incontro, avvenuto a Roma lo scorso 14 ottobre, ha raggiunto un primo obiettivo positivo, quello di rinviare la decisione dopo le ripetute richieste delle tante istituzioni e manifestanti presenti quel giorno. Oggi si pensa al da farsi per il prossimo appuntamento con i vertici. Intanto noi abbiamo chiesto la sospensione sine die, in quanto riteniamo non ci siano le condizioni di legittimità per proseguire con il procedimento formativo e quindi con la conclusione positiva della conferenza dei servizi. E fin da lunedì questa cosa la evidenzieremo anche ad altri livelli del governo dello Stato. Ciò significa che in ogni caso il governo deve dire qualcosa a tal riguardo e noi siamo pronti ad andare anche per le vie di fatto, se del caso, e se non otteniamo queste risposte in tempi brevi, brevissimi. Il rinvio è stato comunque un fatto positivo, ma siamo ben consci che si tratta di un rinvio di un procedimento in essere, peraltro solo di 3 settimane. Noi questo non basta sicuramente. E adesso andiamo a Montesilvano, dove cambia la giunta Maragno, mini rimpasto per il sindaco che presenta 2 nuovi ingressi, Ernesto De Vincentis e Deborah Comardi. Nessuno strappo interno alla maggioranza, si tratta solo di un avvicendamento di testimone, così dice il sindaco. Il servizio. Nuovi ingressi in giunta a Montesilvano. Lasciano il proprio incarico Leo Brocchi, Caterina Verrigni e Lucia D'Onofrio e passano il testimone a 2 eletti, Ernesto De Vincentis, vecchia conoscenza della giunta Cordoma dal 2007 al 2010, e Deborah Comardi, per il sindaco Maragno un atto dovuto e senza strascichi.
Sapevamo che l'impegno degli assessori esterni era un impegno a tempo, ci hanno dato un grandissimo aiuto per rilanciare l'azione amministrativa, per le loro capacità tecniche nei vari settori. Non possiamo far altro che ringraziarli, anche in funzione del fatto che loro comunque ci hanno dato la loro disponibilità a continuare a collaborare con noi dall'esterno, e quindi credo che questo sia un valore aggiunto davvero, davvero importante. A De Vincentis la delega al verde pubblico e al turismo. Questo è il momento un po' di rafforzare quello che sono le forze politiche di maggioranza in seno al Consiglio Comunale. E noi, io personalmente, ma come credo anche la collega Comardi, metteremo a disposizione le nostre capacità e la nostra presenza quotidiana allo scopo di risolvere al meglio quelle che sono le criticità di questo comune. A Deborah Comardi quella al bilancio, un bilancio noto da tempo come difficile e delicato. Un incarico molto impegnativo, un incarico pesante, se vogliamo dire, perché tutti conosciamo la situazione degli enti comunali allo stato attuale delle cose. Sicuramente metteremo tutto, io parlo per me, ma insieme anche al sindaco, metterò tutto il mio impegno per cercare di far andare bene le cose. Come sono i conti del Comune di Montesilvano in questo momento? I conti del Comune di Montesilvano non sono messi benissimo. Questo è stato fatto, dobbiamo affrontarlo, dobbiamo cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. E adesso ci occupiamo di una proposta di legge regionale che riguarda la tassazione, proposta che arriva dal consigliere del gruppo misto Leandro Bracco. Vediamo di cosa si tratta nell'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Consigliere Bracco, lei ha già presentato nei giorni scorsi una proposta di legge in consiglio per aiutare le famiglie in difficoltà della nostra regione. Lei parla di progressività, cosa significa? Questa proposta di legge nel merito mira a esentare i nuclei familiari composti da ovviamente padre e madre e due figli con un reddito non superiore ai 30.000 euro all'anno. Questi nuclei familiari devono essere esentati dal pagamento dell'IRPEF, da un lato, e dall'altro lato invece sempre quei nuclei familiari il cui reddito però non deve superare i 45.000 euro all'anno, ma che hanno queste famiglie a casa una persona disabile, anche queste famiglie devono essere esentate dal pagamento dell'IRPEF, e le minori entrate a livello economico per la regione saranno compensate da quei redditi come quelli dei consiglieri regionali abruzzesi che superano i 100.000 euro all'anno. Quindi facciamo una sorta di riequilibrio fra chi ha poco e chi ha tanto o tantissimo. Chi ha poco o nulla non deve pagare, chi ha tanto deve contribuire a maggior ragione di più, andando a compensare i soldi che non arriveranno dalla povera gente, giustamente. Lei auspica una condivisione da parte del Consiglio e degli altri consiglieri regionali? Ma certo, io mi auguro che ci sia una condivisione, che questa PDL venga sposata anche nel merito dagli altri consiglieri, perché questo è un principio sancito dalla Carta Costituzionale. 16 milioni di euro per finanziare l'imprenditoria turistica abruzzese, questo l'annuncio arrivato nel corso della presentazione della graduatoria stilata dalla Regione Abruzzo. A presentare la richiesta sono stati 655 imprenditori. Vediamo. Turismo e imprenditoria. La Regione presenta la graduatoria inerente all'accesso ai finanziamenti alla legge regionale per il sostegno alle imprese del settore turismo. Un grande traguardo considerato il numero di richieste raggiunto, ben 655 per oltre 16 milioni di euro. E noi intanto abbiamo 655 imprenditori che hanno fatto domanda a valere sulla legge regionale 77. Di questi 655 verranno finanziati oggi 154 in graduatoria di merito, di promozione, ma ce ne sono altri 77 che possono essere finanziati di qui alle prossime settimane. Generiamo una economia diretta di contributo regionale di 16.133.000. Poi ci sono i fondi che metteranno i operatori, gli imprenditori privati, quelli che hanno fatto istanza, e poi c'è l'effetto ulteriore che si moltiplica per tre quando diventa cantiere. Ma quello che mi preme mettere in evidenza è che questi 655, dei quali due terzi sono ancora in attesa di verificazione per magari mancanza di rispetto della procedura, testimoniano un grande significato economico, poiché hanno rivelato un progetto di ristrutturazione che non ci lascia indifferenti.
Quali sono i requisiti per poter accedere? Ma tutto quello che è previsto nella legge regionale 77 del 2000. Cambiamo argomento e ci occupiamo di scuola. Terminata la settimana di occupazione, gli istituti scolastici aquilani questa mattina sono scesi in piazza con un corteo colorato e pacifico degli studenti. Più risorse per la scuola pubblica è quello che chiedono a gran voce. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Contro la buona scuola di Renzi, al termine della settimana di occupazione degli istituti scolastici cittadini, gli studenti stamani hanno dato via ad un corteo colorato e pacifico che da Colle Sapone, sede di molte scuole superiori aquilane, ha raggiunto il centro storico dell'Aquila. Allora, questa settimana abbiamo manifestato contro la buona scuola, noi abbiamo continuato appunto senza mai smettere appunto le nostre manifestazioni e ci stiamo facendo sentire. Diverse le motivazioni della protesta. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola pubblica e di non essere trattati come numeri in un'azienda. Noi ci sentiamo numeri perché loro stanziano milioni, 800 milioni per la scuola privata e la scuola pubblica chi ci pensa? Noi chiediamo solamente una cosa a Renzi, di venire qui all'Aquila e vedere realmente la situazione com'è. Restiamo sempre nell'Aquilano, ricostruzione al palo nella frazione di Arischia. Il viaggio di TV6 all'interno appunto della frazione aquilana, dove non si vedono ancora cantieri della ricostruzione con i palazzi pericolanti. Filippo Tronca. Qui tutti fotografano ma nessuno ripara. Una vecchietta di Arischia, frazione dell'Aquila, accoglie con una sottile e amara battuta l'ennesimo turista delle macerie che qui viene a provare l'emozione del passeggiare tra i ruderi e il silenzio lasciati dal terremoto. La parte antica di Arischia, chiamata il Colle, dove abitavano centinaia di persone, non vede infatti svettare le gru della ricostruzione. Tra queste rue deserte invase dalle erbacce non si sente il rumore delle betoniere, dell'affaccendarsi dei cantieri. Eppure sono passati 6 anni e mezzo. Qua la ricostruzione è latente, non hanno fatto assolutamente niente, soprattutto anche sulla chiesa che era stato promesso che si faceva, però non è ancora niente. Ecco, questa è una cosa che non va bene per il paese di 2000 abitanti. Ma lo stato d'animo è vedere un po' di desolazione che c'è attorno con tutte queste case ancora diroccate che ci sono. Perché è una frazione dell'Aquila e secondo me danno prevalenza all'Aquila e questo fosse un comune a parte a quest'ora sarebbe già stato più a posto, secondo me. Anche l'abbazia di San Benedetto, tesoro del XII secolo, con la sua splendida chiesa romanica, interdetta agli umani. Ora frequentata dai piccioni che si introducono dalle parti crollate del tetto e il loro guano ricopre l'abside, l'altare, il tabernacolo e le statue. A camminare per queste strade deserte diventa ora anche pericoloso. Lungo una delle vie principali aperte al traffico delle auto, infatti, il palazzo comunale del 600 è a rischio crollo. Qui ci troviamo sull'antico corso del paese e questo è il palazzo comunale, il vecchio palazzo del comune. È un palazzo che comunque è a rischio crollo. Guardiamo le misure cautelative che furono prese dopo il sisma e che ormai sono inadeguate, anche perché il legno che è stato sottoposto anche comunque a tutte le intemperie del tempo, quindi neve, acqua. E quindi possiamo vedere che tutte queste misure cautelative sono ormai inadeguate. Luogo in cui si leggono parole di speranza è però lo storico rione fossato, decine di abitazioni agropastorali, tutto intorno a Piazza Beccia. Restano ora solo mozziconi di pietre che ricordano un'area archeologica. Ogni anno chi qui abitava e chi vuole tornare si dà pro consesso e la ricostruzione è anche faccenda di cocciutaggine montanara. Ogni anno, e sono già 5-6 anni che i giovani che abitavano qua, su pressione dei vecchi fanno una festa il primo sabato di luglio e riuniscono tutti quanti e loro hanno scritto tutti i cognomi di questo circondario e fanno una festa e sono invitati tutti i residenti, pure quelli che stanno a Roma tornano da Roma. Lancia l'Aquila ha festeggiato questa mattina i 70 anni di attività, tante le difficoltà negli anni scorsi, soprattutto dovute alla ricostruzione, come abbiamo visto anche nel servizio precedente. Lancia ha donato una scultura alla città di L'Aquila, tutto nel servizio di Daniela Rosone. Era il 15 aprile del 1945 quando 10 padri fondatori decisero di unire le forze dei costruttori edili locali per formare un sodalizio che sostenesse la crescita della categoria.
70 anni di ANCE dal 1945 ad oggi, con 9 presidenti che si sono passati il testimone, sino all'attuale Gianni Frattale. Ma per i costruttori è un momento di grande festa, di gioia, di ottimismo, di speranza, anche per quanto riguarda, diciamo, la città, il territorio, di speranza per la ricostruzione e per vedere rientrare, diciamo, tutti i cittadini. Questo è l'augurio che fa l'ANCE. Dal 1945 ad oggi tanti scenari sono cambiati, si parlava di ricostruzione anche allora, ma era quella post bellica, poi il boom economico, l'importante ruolo dei costruttori, l'assistenza alle imprese e la ricostruzione di oggi dopo il terremoto. Oggi in provincia dell'Aquila operano 2.000 imprese che danno lavoro a oltre 15.000 addetti. Da parte degli imprenditori, sottolinea Frattale, c'è ottimismo per la città dell'Aquila. Molti problemi appaiono superati, anche se c'è ancora molto da lavorare. Di momenti difficili ce ne sono stati tanti ed evidenziati. Oggi si sta in via di definizione e di risoluzione di quelle problematiche. L'ANCE ha donato una scultura alla città al ricordo di questi primi 70 anni, installata nella rotatoria della rotonda all'imbocco di Viale Corrado IV alle porte della città. Una scultura realizzata dall'artista aquilano Adolfo Giusti, un'opera interamente di bronzo. Poi in questa occasione da tempo che si voleva offrire una statua, una scultura, un qualche cosa, diciamo, di rilievo alla città dell'Aquila, e finalmente si è verificato con il dono di questa scultura che verrà installata nella rotonda di Sant'Anza. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Teramo. In città è arrivato a sorpresa Teddy Reno per presentare al primo cittadino Brucchi un progetto ambizioso. 90 anni compiuti a luglio per Teddy Reno e 70 anni di carriera celebrati lo scorso anno. Il cantante attore vorrebbe iniziare proprio dalla città di Teramo il suo tour internazionale. Elisa Leuzzo. Teddy Reno a Teramo per portare l'anteprima di un tour internazionale. È stata questa la proposta del cantante e attore al primo cittadino Maurizio Brucchi in un incontro informale presso il municipio. 70 anni di carriera celebrati nel 2014, 90 anni compiuti a luglio, Teddy Reno porterà a Teramo il numero zero di un concerto che porterà in giro per il mondo. Io sono diretto orchestralmente da Silvia Pagni, dirige l'orchestra anche di 26 elementi, tutti abruzzesi, e andremo a trovare potenzialmente tutte le associazioni abruzzesi nel mondo. Io qui in Abruzzo mi trovo benissimo e quindi sarei felice di poter fare a Teramo una specie di anteprima di questo giro mondiale. Lo scopo dell'iniziativa, come spiega l'artista triestino, che accenna anche ad alcuni brani storici che fanno parte del suo repertorio, è di riportare la melodia italiana ai fasti del Novecento. La canzone più nota, come dicevo prima al sindaco, in tutto il mondo italiana, la numero uno, seguita nel blu dipinto di blu o Volare di Modugno. Io sono al nono e sedicesimo posto con altre due canzoni, ma la canzone più nota anche dai ragazzini del mondo intero è "Che bella cosa una giornata è sole, o sole mio sta in fronte a me", capito? E quindi dobbiamo riportare nel mondo la grande melodia italiana. Per Brucchi si tratta di un progetto molto interessante perché esprime l'Abruzzo nella musica. Il concerto, se verrà trovato l'accordo definitivo, si terrà nel periodo natalizio al Comunale. Lo spettacolo di Teddy Reno, oltre che a Teramo, farà tappa in Vaticano e al Sistina di Roma. Progetto interessante perché comunque esprime l'Abruzzo nella musica, insieme ovviamente a Teddy Reno. Stiamo lavorando su una data che potrebbe essere intorno fra il primo dicembre e prima di Natale. E restiamo sempre nel Teramano, in particolare a San Nicolò. Ieri pomeriggio è arrivato lo chef stellato Bruno Barbieri. Grande partecipazione di pubblico, andiamo a vedere il servizio. Già la prima volta era stato un evento molto partecipato e quest'anno si è consolidato con la grande partecipazione, specialmente dei giovani. Ma io credo che Barbieri coltivi l'eccellenza
dei nostri prodotti, della nostra cucina, e di Sante Mobili cerca di stare in prima linea cercando di adeguare i prodotti, di avere prodotti particolari a prezzo competitivo e di seguire l'evoluzione di questa economia che vive un momento molto difficile, e di Sante Mobili cerca di acquisire sempre nuove formule e di avere anche dei personaggi che in una qualche misura sono in grado di dare consigli e sono in grado di alimentare questo processo di miglioramento dei nostri prodotti, delle nostre capacità di attrazione. Questo tour che io sto facendo per Franche in giro per l'Italia è importante perché, vede, questa sera se lei si gira sono arrivate tante persone che sono tutti cuochi amatoriali, non ci sono dei professionisti in mezzo, o magari qualche infiltrato c'è, però vengono qua per raccontarsi, vengono qua e forse magari 10 anni fa questo non poteva accadere. Oggi accade perché la gente ha scoperto che attraverso la cucina uno può mettersi in gioco, può mettersi in discussione e probabilmente può far avverare un sogno che aveva nel cassetto. L'importante nella vita è avere dei sogni. Giovani soprattutto? Giovani, beh, chiaro, se pensiamo che le scuole alberghiere hanno fatto più 48% di iscrizioni, però io vorrei dire una cosa alla sua televisione, vorrei dire che, attenzione, non è così tutto facile, cioè oggi i giovani vedono gli chef che sono diventati delle star, che sono diventati più star dei calciatori, più star degli attori, però per arrivare a questo, per arrivare a quello che ha fatto Carlo Cracco, Gio Brastiani, Bruno Barbieri, Alessandro Borghese, Antonino Caramaciò, cioè ci sono anni e anni e anni di lavoro, di sacrifici. E adesso apriamo la pagina dello sport e per farlo ci colleghiamo con lo studio di Diretta Stadio da Andrea Costantini, che ovviamente ci racconterà tutto lo sport di questo weekend nel corso di Diretta Stadio. Questa è un'anteprima a te sì, Andrea. Eh sì, grazie Alfredo, buon pomeriggio a tutti voi, un'anteprima di Diretta Stadio prima di ricollegarci intorno alle ore 15 per entrare nel novero delle dirette delle gare di Serie B, tenendo conto che c'è già in campo un'abruzzese di Lega Pro, è l'Aquila che sta giocando a Pontedera, è la prima partita di questa giornata e siamo sul punteggio di 0-0 tra Tutto Cuoio e l'Aquila. Più tardi qualche dettaglio, però iniziamo dalla Serie B, iniziamo dalle schermate perché ieri si è giocato un anticipo, quello tra Avellino e Brescia, la partita è finita 3-3, grandi emozioni con le reti di Arini, Geico, Insigne, doppietta di Kupić e poi pareggio definitivo di Bastien per l'Avellino. Oggi le altre gare che sono Crotone-Livorno, Modena-Ascoli, Novara-Cagliari, Provercelli-Vicenza, Ternana-Bari, Trapani-Pescara, Virtus Entella Salernitana e Virtus Lanciano Como. Domani alle 17:30 Latina Perugia, lunedì sera il big match del Manuzzi tra il Cesena e lo Spezia. Andiamo ora allo stadio provinciale di Trapani, o meglio di Erice, perché alle ore 15 ci sarà il fischio d'inizio di Trapani Pescara, una gara già delicata per i biancazzurri reduci dalla sconfitta di Ascoli, e biancazzurri con qualche problema di troppo di formazione dopo i forfè in settimana dei vari Fornasiere, Memusciai, Zampano ancora indisponibile. C'è il dubbio legato ad Andrea Cocco. Per saperne di più noi andiamo proprio a Trapani da Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio dal provinciale di Trapani. Proprio in questo istante hanno fatto il loro ingresso in campo i giocatori delle due squadre per il riscaldamento e la notizia, almeno per quello che riusciamo a vedere dalla tribuna, è che Cocco non sta effettuando il riscaldamento, dunque non c'è l'attaccante biancazzurro con problemi di febbre, dunque il Pescara giocherà con una squadra diversa rispetto a quella ipotizzata alla vigilia, almeno per quanto riguarda il reparto avanzato, perché stiamo vedendo in campo che si sta scaldando con i compagni Mitrizza, quindi Pescara dovrebbe giocare con Mitrizza a ridosso di La Padula e Caprari, almeno questo potrebbe essere
lo schieramento del Pescara. Purtroppo non abbiamo ancora le distinte ufficiali e dunque non possiamo darvi quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo, però una cosa sembra certa, almeno fino a questo momento, per quello che vediamo dalla tribuna: Andrea Cocco non c'è, a meno che non venga deciso di farlo entrare all'ultimo istante, cosa davvero improbabile. L'ex Vicentino non giocherà proprio a causa della febbre. A quanto pare, Paolo, ieri è partito con un po' di febbre, la febbre nella notte è salita e quindi per questo motivo Cocco non dovrebbe giocare questa gara. Eh sì, ieri lo aveva detto anche Massimodo, l'abbiamo ascoltato anche nel TG, lo avevamo ascoltato nel TG di ieri. Massimodo aveva detto che Cocco era stato convocato nonostante qualche linea di febbre, le febbre che nella notte e nella prima mattinata è salita, almeno secondo quello che siamo riusciti a sapere. Dunque ovviamente, non essendo al meglio della condizione e debilitato dall'influenza, il tecnico biancazzurro ha deciso di non avrebbe deciso, dobbiamo usare il condizionale perché ripeto non abbiamo ancora le distinte ufficiali, avrebbe deciso di non farlo giocare. Dunque si sta scaldando Mizzizza, potrebbe essere questa la ghiotta sorpresa della formazione di oggi. Per quanto riguarda il Trapani non ci dovrebbero invece essere novità particolari di formazione. 4-3-1-2 il modulo schierato dal tecnico Sesse Cosmi, grande ex di questa partita, con Nicolas in porta per Sicone, Pagliarulo, Scognamiglio e Rizzato in difesa, Ciaramitaro, Scottarella e Barilla a centrocampo. Coronado non al meglio, dovrebbe comunque giocare dal primo minuto da trequartista con Citro e Montalto in avanti. Per quanto riguarda il Pescara, dicevamo, in attesa di sciogliere ufficialmente la riserva su Cocco, Fiorillo in porta, Piamotti, Campagnaro, Zuparic e Crescenzi in difesa, Telassi, Mandragora e Berre dovrebbero essere i tre centrocampisti. Telassi c'è sicuramente perché si sta scaldando, anche Mandragora, vediamo, quindi dovrebbe essere questa con Mitrizza a supporto di La Padula e Caprari. Queste, ripeto, le formazioni ufficiose, ma non ufficiali, perché non ancora arrivano le distinte qui in tribuna stampa. Per il Paolo, siccome abbiamo ancora un bel po' di TG, ripromettiamo di collegarci di nuovo con te. Se dovessero arrivare nel frattempo le formazioni ufficiali, ci dirai appunto gli 11 titolari schierati da Oddo e da Alex Serse Cosmi, va bene? Certamente, certamente, linea a te Andrea. Ok, grazie Paolo, speriamo di risentirci tra pochissimo, poi comunque lo faremo nel corso di diretta stadio. Intanto io tengo d'occhio la partita di Pontedera, ci sono state due ghiotte opportunità per il Tutto Cuoio con due tiri dalla distanza di Colombo, soprattutto nel secondo caso gran parata di Zandrini che è letteralmente volato all'incrocio dei pali per togliere la palla dal 7, e poco prima sempre Zandrini su Colombo, era stato bravo ma era un intervento un po' più semplice. Dunque due palle gol nel giro di un paio di minuti per il Tutto Cuoio, splendida parata di Zandrini nell'ultima circostanza su un sinistro vellutato del bomber Colombo. Ma torniamo in Serie B, andiamo allo stadio Guido Biondi di Lanciano per Virtus Lanciano Como. Anche per la Virtus una gara molto importante perché è uno sconto diretto, perché c'è questa astinenza del gol da superare, anche se a quanto pare Roberto D'Aversa si affida all'undici dell'ultima esibizione, così perlomeno ad un primo sguardo. Chiedo conferma ad Alessio Giancristoforo con il ritorno comunque di Aridita tra i pali. Alessio. Sì, è proprio così Andrea, buon pomeriggio, siamo qui al Biondi. 10-11 sono scesi esattamente in campo una settimana fa al San Nicola di Bari, l'unica eccezione della gara odierna è l'innesto tra i titolari, torna tra i titolari Vincenzo Aridità, dunque non ci sono variazioni di rilievo, c'è Piccolo in panchina, Guido Marilungo convocato tra i 22 però non siede nella panchina rossonera. Vi posso dare subito lo schieramento della Virtus in ordine di distinta: Aridità, Aquilanti, Mammarella, Cucino, Amenta, Bacinovic, Di Francesco, Ferrari, Edoardo, Di Cecco e Di Matteo. Roberto D'Aversa porta a disposizione Angelo Casadei, Turchi, Piccolo, De Silvestro, Rigione, Bastola, Baghera, Lanini e Crecco. Risponde un Como che oggi molto probabilmente cambierà anche modulo, c'è l'innesto dal primo minuto di Giacomo Casoli, ex Spezia. Questo è l'undici che scenderà in campo.
Scuffè tra i pali, Bessa, Casoli, Minotti, l'ex della Contesa, poi c'è Andrea Ganz, Garzia Tena, Madonna, Gerardi, Marcone, Borghese e Cassetti a disposizione per mister Sabelli, Crispino, Ambrosini, Toà, Brillante, Scapuzzi, Bentivenga, Sbanfo, Jagimoschi e Casasola, al Biondi c'è il sole, insomma c'è anche però questo problema oggettivo della Virtus, quello di andare in gol, ma questa criticità fa da contraltare comunque una difesa solida. Vedremo oggi anche questo nuovo assetto tattico del Brescia, del Como, l'aveva annunciato in settimana comunque il tecnico Lariano, che avrebbe modificato qualcosa. Prima priorità per i lariani è quella di non prenderle, e vediamo quale sarà il responso del campo al termine del novantesimo. Io, Andrea, ti ridarei la linea, ci sentiremo tra poco per la diretta. Grazie ad Alessio Giancristofaro per questi aggiornamenti, dunque su questa gara molto importante per la Virtus Lanciano. Tra poco potremo tornare a Trapani, intanto probabilmente possiamo dirvi che gioca Benali al posto di Cocco, poi torneremo in seguito a collegarci con lo stadio provinciale, ma dalla indiscrezione che abbiamo proprio dell'ultimissimo momento dovrebbe giocare Ahmad Benali al posto di Andrea Cocco, con Caprari e La Padula di punta e Mitrizza in panchina. Ma scendiamo in Lega Pro intanto con le schermate che possiamo andare a vedere circa questo turno, che torna a essere un po' spezzatino come era costume dello scorso anno, perché ci sono 6 partite che si giocano quest'oggi e 3 si giocano domani. Le partite di oggi sono Tutto Cuoio L'Aquila, e siamo sullo 0-0, fischio d'inizio alle 14, poi alle ore 15 Rimini Pistoiese Spalsiena, alle 16:30 Lupa Roma Pontedera, 17:30 Lucchese Ancona, 20:30 Arezzo Prato, domani alle 14:30 Savona Sant'Arcangelo, Maceratese Teramo e Carrarese Pisa. L'Aquila, come detto, è in campo in questo momento a Pontedera. Diamo lettura delle formazioni: Tutto Cuoio in campo con Feola, Marchetti e Ferraro, Capone, Colombini e Falivena, Ricciardi, Palumbo, Tempesti, Colombo e Picascia. Ecco la formazione del Tutto Cuoio in panchina: Carboni, Frare, Bachini, Mancini, Baldè, Giannarelli, Muroni, Esposito, Paparusso, Peverelli, Shekilazze, quest'ultimo match winner nella gara contro il Teramo. L'allenatore ovviamente è Cristiano Lucarelli. L'Aquila in campo con una squadra molto offensiva, con Zandrini, Bigoni e Di Mercurio, Maccarrone, Cosentini, Triarico, Ceccarelli, De Francesco, De Sousa, Mancini e San Domenico. In panchina Savelloni, Sanni, Iannascoli, Benzaia, Stivaletta, Milicevic, Andrea Mancini e Perna. Queste dunque le formazioni. L'Aquila era partita discretamente con un paio di giocate di rimessa orchestrate da San Domenico, poi però il Tutto Cuoio ha avuto le opportunità migliori, prima con un tiro cross di Picascia che è stato smanacciato in corner da Zandrini, un tiro cross velenoso che si stava trasformando in una palombella beffarda, e poi con le due conclusioni che vi abbiamo già ricordato di Colombo intorno al 24esimo. Bravo in entrambe le circostanze Zandrini, ma la parata difficile, quella spettacolare, è stata la seconda, un volo all'incrocio dei pali per il forte portiere del Tutto Cuoio. Mi dicono che possiamo tornare al provinciale di Trapani per le ultimissime, dunque torniamo da Paolo Renzetti per Trapani Pescara. Paolo. Sì, grazie Andrea, sono appena arrivate in tribuna stampa qui a Trapani le distinte ufficiali, possiamo andare con le formazioni. Partiamo dal Trapani confermandovi che Otto non è tra i titolari, ma siede in panchina, scusate, Cocco ovviamente, non Otto che è l'allenatore. Allora partiamo dal Trapani perché c'è una novità anche per quanto riguarda la formazione siciliana: 4-3-1-2, Nicolas in porta per Ticone, Pagliarulo, Scognamiglio e Rizzato in difesa, Ciaramitaro, Scozzarella, Barilla a centrocampo, Eramo, il trequartista, anche questa è una mezza novità, con Citro e Sparacello che dunque gioca dal primo minuto in avanti. Per quanto riguarda la panchina della formazione siciliana abbiamo Funignati, Pastore, Accardi, Basso, Coronado,
Raffaello, Cavagna, Montalto e De Vita. L'allenatore è, come tutti sapete, Serse Cosmi. Pescara che risponde con Fiorillo in porta, Piamotti, Campagnaro, Zuparic e Crescenzi in difesa, Berre, Mandragora e Stelati a centrocampo, Benalì e non Mitrista che si stava scaldando insieme a tutti gli altri compagni, e il trequartista con Caprari, La Padula che vanno a formare la coppia d'attacco. Per quanto riguarda la panchina, nella formazione bianca-azzurra, Aresti, Bruno, Cocco, Valotti, Bulevardi, Mitrista, Cappelluzzo, Torreira e Forte. Ricordiamo anche che nel Pescara, Andrea, lo avevi fatto anche tu da studio, ci sono diverse assenze anche importanti per quanto riguarda la formazione bianca-azzurra, in particolare Zampano, Fornasiere, Demusciai, Sansovini, Mignanelli e Bonozza, tutti indisponibili, con Cocco febbricitante che è in panchina. Per quanto riguarda il Trapani, non ci sono Fazio, Nadalevic, Sodigna, Terlizzi e Torregrossa. Sta arrivando pubblico qui al provinciale, si annunciano circa 5.500 spettatori. Al momento non ci sono tifosi del Pescara, le squadre stanno effettuando il riscaldamento. Qui temperatura, diciamo, più che estiva, quasi 30 gradi, è caldo. Bene. Che potrebbe sicuramente influenzare questa partita. È tutto per il momento da Trapani, a te Andrea. Perfetto, perfetto, grazie. Ci risentiamo tra poco meno di mezz'ora per diretta stadio. Ritorniamo in Lega Pro e parliamo di Maceratese Teramo. La gara di domani ore 14:30 sarà diretta da Piccinini di Forlì. Tutti a disposizione per il tecnico Vivarini dopo la rifinitura di oggi. Convocati anche Cenciarelli e Calvano, che hanno smaltito uno una botta e l'altro con qualche linea di febbre. Dunque saranno a disposizione contro la Maceratese, allenata da Cristian Bucchi, che ha due ex come Foglia e Buonaiuto, quest'ultimo in particolare con il dente avvelenato. E chiaramente Vivarini chiede alla sua squadra più cattiveria, quella cattiveria che si è tornata a vedere contro il Pisa, ora la vuole vedere anche contro una squadra comunque ben allestita, anche in trasferta. Andiamo ad ascoltare le parole di Vincenzo Vivarini. No, penso alla squadra, una squadra molto sbarazzina sotto l'aspetto del gioco, molto quadrata in fase difensiva, con Fissore e Faisca lì dietro, che sono due centrali difensivi che hanno un passato importante e sono ancora molto molto efficaci nella fase difensiva. Poi diciamo ci sono due ex, Foglia e Buonaiuto, che noi con gli ex ci andiamo sempre un po' male, quindi dobbiamo tenerli in grande considerazione. Hanno Fioretti lì davanti, che è un giocatore importante, insieme all'altro di reparto che non mi viene il nome, però un giocatore veramente molto molto bravo, molto tonico, molto reattivo. Poi fanno un gioco che secondo me ci potranno anche creare dei problemi, perché vanno subito alla ricerca degli attaccanti, quindi cercheranno di allungarci la squadra e noi dobbiamo essere bravi a fare che ciò non accada. Ma Dio, penso che stia facendo bene, ha una facilità di corsa, una facilità di recupero, insomma, che penso che sia bene. Per noi era importante ritrovare una prestazione, diciamo, con l'aggressività e con la cattiveria giusta. Io ne avevo parlato dopo le partite di Ancona, di Pontedera contro il Tutto Cuoio, ma anche con la partita col Savona non avevo visto quell'aggressività, quel piglio importante, mentre invece adesso c'è stato. Secondo me dobbiamo dare continuità a questo tipo di prestazione anche fuori casa. Bene, e ora vediamo la schermata della Serie D. In campo domani le squadre abruzzesi per questa che sarà l'ottava giornata di campionato. A Miternina Isernia, Avezzano Campobasso, Chieti Monticelli, Fermana Castelfidardo, Jesina Fano, Agnonese Folgore Veregra, Recanatese Giulianova, San Nicolò Vispesaro e San Benedettese Matelica. E poi ancora per il calcio a 5,
ieri si è giocato l'anticipo di Serie A1 per la gara del Palaroma di Montesivano, che ha visto la squadra di casa, il Montesivano, battere nettamente il Caos Futsal per 6-0 ed è la prima vittoria in campionato per la squadra di Antonio Ricci. Alle ore 19 di oggi il big match tra la capolista Corigliano e l'Acque Sapone Emmegros, riposo forzato per il Pescara che avrebbe dovuto giocare contro il Cosenza, che però si è ritirato dal campionato proprio nei giorni scorsi. Per il basket, domani alle 18 per la Serie A2 Progerchietti Ferrara e McEnergy Roseto Brescia. In Serie B oggi alle 18:30 Giulianova Mola di Bari, e poi domani alle 18 Vasto Amatori Pescara, derby abruzzese, Bisceglie Globo Campli e Wir Ortona Falconara. Un ultimo servizio e parliamo di rugby. Rimpatriata di ex atleti nel locale aquilano, gusto per un terzo tempo speciale all'insegna di passato e presente. Gli ex giocatori dell'Aquila Rugby che hanno fatto la storia della pallovale cittadina con i giovani di oggi. Vediamo. È stata una bella serata, chiaramente, e cerchiamo di dare un sostegno morale e spero oltre a questi ragazzi che iniziano questo campionato, che hanno appena iniziato il campionato. Avete anche incontrato qualcuno che non vedevate da tanto? Beh sì, appunto, queste occasioni sono per rivedere un po' di antichi, vecchi compagni di squadra e soprattutto conoscere questi nuovi che effettivamente conosciamo poco. Tutto quello che possiamo dare lo diamo. Attualmente il gioco poi è un po' diverso, l'ambiente è diverso, la mentalità è diversa, però il rugby è sempre abbastanza simile, pure ai tempi nostri. Di prima avevamo, ci divertivamo veramente con poco probabilmente, avevamo gli allenamenti, ci vedevamo prima, dopo gli allenamenti, ogni trasferta era una gita scolastica. Non era, adesso se sali su un autobus del rugby stanno tutti con le cuffiette. Noi cominciavamo a giocare a whist, si giocava da dove partivamo, normalmente dal bar Scadaglini o dal Vicolaccio dove c'era la sede, e finivamo quando arrivavamo a Padova, a Rovigo, ed era una gita scolastica. L'andata era molto simpatica, il ritorno qualche volta meno. Bene, un ultimo aggiornamento prima di ridare la linea ad Alfredo Primante. Al 40° del primo tempo al Mannucci di Pontedera, sempre 0-0 tra Tutto Cuoio e l'Aquila. Per tutti gli altri aggiornamenti vi rimando a Diretta Stadio, in onda più o meno dalle ore 15, comunque subito dopo il TG L'Aquila delle 14:45. Per il momento è tutto, Alfredo Primante. Andrea, prima di salutarci ti do una notizia che riguarda, insomma, che tra cronaca e sport, perché una squadra chiamata Solidarietà Prutina, tutta composta da profughi, giocherà domani alle 10:30 presso il campo sportivo di Torricella Sicura in provincia di Teramo per la gara inaugurale del 32° campionato di calcio WISP contro l'Amatori Forcella Teramo. Questa gara, insomma, è particolare perché la Solidarietà Prutina è una squadra composta da 20 ragazzi provenienti dal Mali, Gambia, Senegal, Costa d'Avorio, ospitati nel centro di accoglienza Villa Emmaus di Torricella Sicura. Dunque lo sport ogni tanto regala anche delle belle notizie. È tutto per questa edizione del telegiornale, e ovviamente tra poco ci sarà il TG L'Aquila e poi spazio al calcio con Diretta Stadio. Grazie per averci seguito, prossima edizione del TG6 invece alle ore 19. Arrivederci. We'll be right back.